Siamo con l'ammiraglio Onofrio Lattarulo, presidente dell'associazione Coraliter. Nel suo intervento durante la conferenza stampa di presentazione ha sottolineato l'importanza del connubio tra mondo dell'associazionismo e amministrazione ed istituzioni. Lei ha trovato ampie risposte dall'amministrazione di Leporano. È vero. L'associazionismo da solo non può reggere, ha bisogno delle istituzioni che diano una mano, che diano anche alle volte soltanto il patrocinio, l'intenzione, la dimostrazione di voler seguire i progetti che l'associazionismo si pone. E quest'anno è stato un anno particolare per noi perché abbiamo voluto perseguire con determinazione una cosa particolarmente importante per la città di Taranto. Parlo del 200° anniversario della morte di Giovanni Paisiello, un autore che ha segnato la musica del Settecento e del dopo Settecento, perché è noto che Beethoven e Mozart si sono improntati molto sulle opere di Paisiello, che ha dato lustro non soltanto alla città di Taranto dove è nato e non soltanto a quella di Napoli dove si è formato musicalmente, ma a tutta l'Italia, in tutta l'Europa. E quando si parla di tutta l'Europa della fine Settecento si parla di tutto il mondo della cultura, perché non c'era altro culturale. Il buon Paisiello fu conteso da tutte le corti europee, da Napoleone a Caterina alla Polonia. E invece adesso il 200° anniversario si è un pochettino dispersa in Taranto. Avevamo cercato di concentrare tutto in un comitato dei festeggiamenti del 200° anniversario. Per uno